Disegnare con il bianchetto. Si può? Dopo l'esperimento del disegnare con l'evidenziatore mi è venuto quasi naturale cercare di immaginare altra cancelleria, altro materiale scolastico da usare per disegnare. E come non pensare subito al bianchetto, ma non quello liquido, quello a rullo. Perché quello liquido in fondo ricorda ancora vagamente una tempera bianca, anche se dall'odore molto più assuefacente. No, ecco, quello a rullo è uno strumento che lo guardi e dici proprio, cioè, mo come lo uso sto coso per disegnare? Per potervi raccontare però tutto il mio processo di apprendimento dobbiamo partire dalla live che ho registrato la settimana scorsa, nella quale ho potuto fare le prime sperimentazioni con questo strumento diabolico. Recentemente mi sono chiesta, ma si potrà disegnare utilizzando solo un foglio di carta nero e questo? Ora, vi ricordate questa cosa? Io devo scavare nella mia memoria, negli archivi più reconditi, per soltanto ricordare il suo nome. C'è chi la chiama cancellina, c'è chi la chiama bianchetto, c'è chi lo chiama sbianchina, sbianchetto. Oggi il coso a nastro, anche detto sbianchettina, sarà il nostro strumento da disegno. Come le altre volte mi sono preparata delle reference da Pinterest, vediamo un po' che cosa esce fuori. Mi sembra una cosa estremamente complessa, non vorrei dire. Dici? Ma vagamente. Ma sai che guardando da qua, oddio boh, non lo so. Però se lo guardo dalla camera dall'alto non è male. La stessa sensazione, quando lo guardo dico ok, vedo tutti i dettaglini. Se lo vedo dall'alto dico ciò. Ora vediamo se riesco a fare dell'altro. Stavolta però come reference voglio una donna. Tra l'altro mi stupisco di come segua abbastanza fedelmente le curvature che gli chiedi. Vero? Me ne sto stupendo anch'io un po', se devo essere sincera, non me l'aspettavo. Questo sai cos'è? Il suono della volpe. Un'altra cosa carina che si può fare è il tratteggio delle linee, tipo così, che fa capire che una linea se ne sta andando. Andiamo a cercare un'altra reference. Disegna il cane disegnato da Sio. Innanzitutto io voglio che sia chiaro che se cerco cane magico, tra i primi risultati mi esce questo. Oh. Abbiamo davanti una reference di un cane magico. Procediamo. E ora che abbiamo questi elementi distintivi, possiamo procedere con la faccia del cane magico. Io non so se posso fare di meglio. Ciao Sio. Procedo con la prossima opera d'arte. Cazzatissimo. Ma guarda che quando uno pensa fa rabbia pensare. Uno dice, cioè, tutta questa energia, no? Quando le recupererò? E oltretutto il casino è che non vedi dietro, quindi non puoi, non riesci a tirare una linea. Oh. Questo è il mio volto, cioè potrei mettergli dei capelli, non ci sono nella reference, ma non so se ci starebbero bene, rischio di rovinarlo. Potrei farle un orecchino. Ma hanno dato un'idea in chat stupenda! Praticamente la tua tecnica è riempio di bianco tutto, così poi con la matita ci faccio sopra il disegno. Oh, senti, sto cercando di fare il mio meglio, va bene? Voilà! È la schiena di una signorina. Ma, cioè, ti rendi conto? Sto togliendo tutto da punti dove invece non ci sono. Non lo devo togliere. Vediamo cos'altro si può fare. Questo è difficile, io ve lo dico. Prendetene atto. Non so perché si è creato tipo un tappo di bianco. E allora niente, iniziamone un altro. Diciamoci la verità, volevo solo il pretesto per usare questi cosi nuovamente dopo anni. E quindi eccoci tornati qua, con un mucchio di fogli neri, un sacco di tentativi falliti e speriamo anche un po' di esperienza in più di cui far tesoro. Ora, cerchiamo di fare una cernita tra le cose da tenere e quelle da scartare. Questo, scartare. Questo, tenere. Scartare. Tenere.
scartare. In ognuno di loro c'è qualcosa di bello. Del primo a sinistra mi piace la gestualità. Le linee sono rozze, non tutto deve necessariamente avere un proprio senso. Ad esempio, guarda questa, questo qui cosa dovrebbe essere? Tipo una sorta di zigomo, di incavatura della guancia. Però a suo modo è bella. È proprio questo il suo fascino, secondo me. Il primo a destra è molto pulito, è molto sinuoso, è un risultato che, visto lo strumento, non ci si aspetterebbe. Il terzo, non lo so, mi sembra un po' l'unione dei precedenti due, ma senza averli veramente compresi a fondo. Mi sembra una tappa intermedia necessaria per arrivare a qualcosa di più grande. Non so se mi spiego. E infatti le prossime vorrei farle proprio su dei cartoncini un po' più grandi, perché ovviamente quando vuoi entrare più nei dettagli hai due scelte. Normalmente dici, ok, voglio fare dettagli, mi serve la penna piccola, ma in questo caso io uno strumento possiedo e quindi è l'unica cosa che posso fare è ingrandire il foglio, e ce l'abbiamo. Ma tra l'altro penso di aver capito che questa tecnica si sposa meglio coi volti maschili, perché spesso i tratti sporchi e ruvidi si associano meglio alla fisionomia degli uomini, e per questo anche i modelli giovani secondo me non si adattano molto a quello che vorrei raggiungere. Ora quello che sto cercando come prossima reference sono ombre nette, rughe evidenti, solchi sulla pelle, spigolosità, quindi vediamo se in una settimana ho imparato qualcosa. In questo caso, lavorando su una dimensione più grande, ho preferito iniziare con una bozza del soggetto. Io non sono mai stata brava a lavorare sui dettagli dell'immagine senza avere una visione del quadro generale. Su internet ci sono un sacco di persone che fanno interi ritratti, paesaggi, cose, partendo da un occhio e poi andando a creare il resto senza nessuna guida. Ma la maggior parte delle persone, inclusa me, non ci riesce a fare questa cosa, quindi se vedete qualcuno che lo fa, non sentitevi in difetto, è una cosa molto, molto, molto insolita. Questa immagine di riferimento aveva delle grandi ombre proiettate sul lato della faccia, per cui mi sono inizialmente concentrata sulla parte illuminata, per poi spostarmi sui capelli. Lascio a voi giudicare se siano lisci o ricci, perché per quanto l'effetto mi piaccia neanch'io saprei dirlo con certezza. E nel lato in ombra del volto ho suggerito i contorni della testa con poche lineette sparse un po' in giro e cercato di fare una specie di sfumatura che accompagnasse i lineamenti della faccia verso l'oscurità. Che dire, mi sento di aver capito un po' più rispetto a prima. I volumi si capiscono, il risultato secondo me è abbastanza accettabile. Il fatto è che mi sento sulla strada giusta, quindi non vorrei fermarmi. In più ci ho messo 20 minuti a fare questa cosa, quindi vuol dire che se me ne prendessi altrettanti e magari cercassi di fare qualcos'altro, chissà, magari andrebbe persino meglio. Però sì, se lo confronto, ecco, con l'altro volto che avevo fatto un po' di profilo, secondo me è meglio. Anche perché qui le ombre non erano chiare. Io non mi fermo. Questo secondo personaggio mi dava alcuni dubbi, soprattutto per sopracciglia, barba e capelli. Qui non si parla solo di gradazioni di grigio e sfumature, ma proprio di un irsutismo di peli e una tridimensionalità che avevo dei seri dubbi di poter trasmettere. Ho iniziato a creare quindi dei trattini sulla fronte e sopracciglia e ho trovato la resa molto incoraggiante. Quindi, pregando di non distruggere quanto di bello mi sembrava di star creando, sono passata ai baffi e poi ai capelli del nostro Gandalf rasato. Sì, dai, ma perché chiaramente lo vedete, sembra tipo Gandalf un po' punk da giovane quando aveva 700 anni. Ora, la cosa forse più importante di questa immagine, che credo sia anche il suo vero valore, è che ho cercato di ridurre al minimo i contorni. Il lato della faccia in ombra è semplicemente scuro, non puoi vedere dove inizia o finisce. L'unico suggerimento è l'orecchio, poi il resto viene automaticamente completato dalla nostra mente. E ci appare come giusto, no? Completo, però in realtà non esiste. È un concetto estremamente affascinante. Ed eccoci qua! Sì, anche qui ho cancellato, stando attenta a non cercare di sovrappormi con la gomma, di non sporcare. E che dire, a me questo qui piace proprio tanto. Forse l'unica cosa è che già il soggetto aveva la testa un po' inclinata di suo, io forse ho accentuato un po' troppo. Però, ecco, se guardo queste ultime due e le paragono con quelle da cui sono partita, beh, io sono molto molto soddisfatta. E questi sono tutti i tentativi. Beh, sì, che dire, se potessi farei sparire tutti quelli prima degli ultimi due. Ma è anche vero che, vabbè, li ho fatti in live, c'era un po' l'atmosfera di intrattenimento, quindi magari non ero concentratissima. E oh, che ci vogliamo fare? Io sono fan dei primi tentativi, questo mi piace ancora. A questo punto l'unica cosa che mi resta da fare, di cui sono veramente contenta, è rimbalzarvi la palla addosso e dirvi: ora fatelo voi, prendete il vostro bianchetto, cancellina, e fatemi vedere cosa siete capaci di tirare fuori. Non vedo l'ora di vedere i vostri capolavori, cavolo, perché io sono
sono sicura che tra di voi è pieno di gente bravissima. Quindi adesso taggatemi su Instagram, fatemi vedere, sono proprio curiosa. È un bellissimo strumento, è molto divertente. In più durano tantissimo, alla fine io ne ho finiti un paio forse. Con uno riesce a fare tranquillamente 2-3 disegni di questa dimensione, quindi... figo, bello, sono contenta ragazzi, dai, è divertente fare tutti questi tentativi. A questo punto vi chiedo, suggeritemi voi direttamente il prossimo strumento di cancelleria da utilizzare in questi video e scoprirò se sono in grado di imparare a disegnare anche con quello. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo di recuperarvi quello con gli evidenziatori nel caso ve lo foste perso perché è molto simpatico e vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!